Finisce qui, si torna nel presente. Ho paura. Ci hanno imprigionato. Certo che sotto la pioggia così non è neanche piacevole, eh? Poveraccia. No! La impiccano? Ok. Merda. In loro si annida il peccato. Liberali. Perché no. 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 Ma è la sua amica. Dov'è l'altra apostata? Ti ha sputato. Ah. Tieni. Penso sia la crudeltà proprio all'ennesima potenza. Grande. Chi cazzo è stato? Non mi dire che è stato Tommy. Non ci credo. Madonna, che precisione che ha avuto! Chiara! Ah, vedi? Vedi un po'? Ora lui è convinto che l'abbia ammazzato lei. Invece no, ancora viva. Chiara. Arrivano i demoni. Tirala giù. È una di loro. Lev e Yara, ok. Ok, adesso ha senso. Questa. Ce la portiamo via, questo bel martellone. Comunque ho tolto l'HDR, eh? Adesso vediamo in maniera perfetta. Occhi aperti. Minchia quanto è buio, ragazzi.
E abbiamo solo quest'arma qui. Chiama l'arma. Chiamala davvero arma. Dal dietro. Schiva. Tanto poi arriverà anche il clicker, lo so. Lo sto aspettando e basta il clicker. Via. Ovviamente non potevano arrivare prima, no? Arrivano adesso. Luca, forza, muoviamoci. Dove stiamo andando? Non potevano arrivare prima, siamo proprio senza armi. Fantastico. Ora. Dove devo andare? Ok, bisogna scappare. Se ci si mette nella mischia, ragazzi, qua siamo fritti. Ok, meno male c'ha lui l'arco. Ok, perfetto. Va bene, si usa la bottiglia per... praticamente, diciamo, stordirli, anche se non è il termine adatto. Sì, muoviamoci prima che ne arrivino altri. Ogni direzione va bene. Sappiamo dove stiamo andando. Deve essere di qua. Che diavolo sto facendo? Via, scappare, correre. Mai fermarsi. Cioè fermarsi quando lo dicono loro praticamente. Dentro, 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 dentro. Mi ci fa entrare? Grazie, molto gentile. È recente. Non c'è un'altra strada. Se ci fosse, pensi che saremmo qui. Vero anche quello. Andiamole. Apri. Spostati. Ci pensa Abby. Forza. L'altro poveraccia è anche un braccio fuori uso. Chiara, poveraccia. Mancava solo Massimo Bossetti. No, non si dice. Devo intervenire io, per forza. Vieni, 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 vieni. Minchia, ma quanto è grossa? Quanto è grossa? Tu. Io. Che cosa? Uccisa così. Ah, peso secco. Ma questo è un bloater fatto a persona proprio. Mai mettersi nel mezzo quando fa tipo la mezzaluna. Ma se ne metti tre di fila, zia. Così. E dritto sul muso. Aspetta cosa? Esattamente cosa devo aspettare? Fatto. Voi state bene? Sì. Ah, le mie armi. Perché aveva il mio zainetto? Con lei? Va bene. Accetto volentieri. Ok, alziamo.
fa il braccio. Per ora resiste. C'ho pochissima salute, però. Non so se sprecare il kit medico. C'è un'altra arma qua. Golosa. Pistola da caccia, però non abbiamo. Che siamo in boscata. Pezzi, quindi ci attacchiamo. 8 pezzi. Manco a provarci. Mai viste le iene ammazzarsi tra loro. Serafiti. Che diavolo. Aspetta, aspetta, c'è qualche pezzo qua. 17, 18. Sono 26 con quelli che abbiamo. E sono comunque pochi, però. Perché c'è da arrivare almeno a 30. No, ma a 30 non ci si arriva. Una bottiglia, 4 pezzi. Ci si arriva pari pari, ragazzi, invece. Invece nulla, perché dovremmo arrivare a 40. E invece l'abbiamo in quel culo. L'abbiamo palesemente nel culo. E allora non ci resta che andarcene da qui. Dimmi che c'è 5 pezzi, ti prego. 5, me ne servono 5. 5 soltanto. Manuale? Interessante. Manuale. E 7 integratori per armi da fuoco. Che ha 2 cartucce incendiarie per il fucile a pompa. Beh, buono. Però abbiamo 16 integratori, quindi in ogni modo non servono a niente. E invece, ragazzi, ci sono degli integratori che sono 11, ci portano a 27, allora cartucce incendiarie. Alcol e esplosivo, facciamo così. Usiamoli con parsimonia, va. Da quando ho tolto l'HDR è tutto più normale. Un pezzo, grazie. Se me ne davi altri 4, potevo andare a potenziare qualcosa, invece mi tocca rimanere a bocca asciutta per colpa tua. Oh, quanti pezzi? 17, capito? Adesso esagera. Però a me va bene. Andrea, non ti lamentare, che poi mi lamento sempre, ma poi piano piano le cose arrivano. E ora mi perdonerete un secondo, perché qua c'è una munizione per pistola sola. Sarà poi un bel dito in culo ritrovare la strada, ma adesso non me ne frega niente, perché vado finalmente a potenziare i miei fucilini. ...53 pezzi... qualcosa da 40. Questo è 50. E allora la cadenza di tiro della pistola militare. Sì, ci sono, non ti preoccupare. Esisto, tranquillo. Tranquillo, non so come si sono. Un uomo, una donna, non so cosa sei. Esplosivo, qua c'è qualcosa nel bagno? Sì, ci sono un pezzo solo. Grazie. Un alcol e di nuovo in strada. Seguitemi! Perché è mollato l'ascione? No, vabbè, mi devo curare per forza. Sì, non c'è alternativa.
Tanto sto aspettando i clicker, che tanto prima o poi arriveranno. Non capisco perché un colpo non sia sufficiente. Poi mi darete risposta. E qua mi aspetto di essere il Nathan del lupo, ragazzi. Vedo già... vedo già delle cose moleste laggiù. Pezzi, integratori, 12 pezzi, 8 integratori. Quando proprio non ci servono più. 15 integratori, ne servono altri 5 per poter ancora concentrarci sulla lavorazione delle armi. Intanto fare questo. Rimanendo su. Tubo di piombo e... direi che possiamo scendere per forza. Qua c'è un runner. Occhi aperti! È un clicker, vero? No, perché il clicker deve ancora arrivare. Giustamente. E ora? Mi sembra la direzione giusta. Anche a me. È così pieno di roba. Certo che è la direzione giusta, vero? Pensiamo a uscire da qui. Dov'è sto clicker? Così la famo finita. Non si apre, vero? Ovvio! Vi faccio passare, voi aprite il cancello. Va bene. Forza. Tocca a te. Occhio al braccio. Minchia, oh! Notevole. E adesso dove cazzo vado? Vi sento. Bastardi. Pugnale. Via il clicker. Dove sei? Ma non ho munizioni. Bravo Adri. Accoggitene domani, mi raccomando. Quando sento il clicker da dietro c'è da scappare e basta. C'è da fare altro. Via di qui. Ti vedo. Pugnale, ce l'ho. Cos'è sto rumore? Il bloater. Vabbè ragazzi. Assurdo ragazzi. Il bloater. Però c'ho tre bombe. Via. Non posso neanche fabbricare nulla. Non ho tempo. Non ho spazio. Lupo, di qua.
Lupo di qua, devi aspettare adesso. Via. Dammi una mano, cazzo. Dammi una mano, bravo, così. Bello col coltello qui. Bello, ciao. Madonna che roba, non c'ho più salute, non ho più nulla. Solo un minuto. Tieniti stretta. Tutto quello che avevo se n'è andato. Il braccio. Lo so. Pensa a respirare. Inspira, espira. Con calma. Beh, è ovvio che il bambino non poteva portarlo in braccio. Abbiamo un ferito. Nino. Abbiamo un ferito. Nino. Oddio, così corre un pochino di più. Corre, per modo di dire proprio. Proviamo le porte. Controlliamo se ci sono infetti. Non si apre. Che palle. Smettesse di piovere, magari. Niente? No. Ma io penso che sempre là dobbiamo andare, no? L'acquario? Credo. Qui dentro. Entriamo prima che ci scopra. Prima che ci scopino. Però devi anche trovare il modo di chiudere la porta, poi. Vieni, aiutami. Ehi, dobbiamo soltanto sistemarlo, ok? Sai come si fa? Taglialo a strisce. Sdraiati. Ah, lo scotch deve tagliare la striscia, insomma, la garza, via. Stavo il braccio, infatti non capivo. Pronto. Ok. I famosi rimedi della nonna. Deve tenere il braccio dritto, glielo stecca. Ha senso. Come ti chiami? Abby. Abby. Grazie di avermi liberata. Perché te ne vai? Questa zona è pericolosa. Comunque stia domani. Dovete andarvene da qui. Ce la caveremo. Sì. Che brutto però. Raga, non abbiamo più nulla.